grazie per la realizzazione del sentiero Frassati e chiaramente anche della relativa guida e soprattutto congratulazioni per tutto il lavoro che è stato fatto con tanta passione e amore, certamente alla montagna, ma soprattutto per noi una passione alla vita. Ecco, quello che penso il sentiero Frassati potrà dirci oggi, la sua figura certamente, ma anche il camminare in montagna, riprendere l'inno alla vita e cogliere il valore e il senso, ecco, di questa esistenza. Per noi, così come Diocesi, come Pastorale del Turismo, è stato veramente un segno importante, ecco, l'iniziativa della realizzazione del sentiero Frassati, della relativa guida, riguardo proprio anche al ripercorrere la nostra esistenza a ritmi umani. Quello che l'impegno che ci sta davanti è proprio quello, riprendere la nostra vita con ritmi umani. Abbiamo costruito una società, non possiamo dire la società è così, pazienza, abbiamo costruito una società che non rispetta più i ritmi, i tempi, ecco, della persona, nella frenesia di oggi, nel non essere mai in grado di assaporare addirittura quello che si fa e si realizza, nel fatto di cogliere che la nostra esistenza è una dimensione così, a caso, senza un senso, senza soprattutto un'interazione. Quello che sarà il nostro impegno riguardo del sentiero Frassati sarà proprio quello di poter provare a proporre qualcosa, in modo particolare copiando magari da altre diocesi che già lo stanno facendo da tempo, questi itinerari spirituali, questo camminare con la luce della scrittura e della Bibbia in mezzo alla natura e in fraternità, proprio per cogliere che la dimensione della fraternità diventa importantissima. Sappiamo tutti che il male dei mali si chiama proprio individualismo, cioè vivere la propria vita cercando di affermare solo se stessi, sia nei confronti delle altre persone che anche nei confronti dell'ambiente, non riuscire invece a sentire la fraternità, la socialità, il vivere insieme agli altri come delle dimensioni costitutive di se stessi, per cui se si vivono si vive bene, se non si vivono la propria vita passerà senza lasciare dei segni importanti.